La compagnia Egri Bianco Danza nasce dalla confluenza di due esperienze complementari. Quella accumulata da me nei decenni in cui con la mia compagnia originaria, i Balletti di Susanna Egri, ho girato in lungo e in largo Italia, Europa, televisione, teatri, e quella che il mio ex discepolo Rafael Bianco ha maturato nei lunghi anni di militanza come danzatore, in compagnie straniere. Ci siamo ritrovati nel 1999 per formare insieme una nuova compagnia, apparentemente anomala, non solo, essendo bifronte, ma anche perché c'è un grosso gap generazionale fra di noi, c'è una quarantina d'anni di differenza, ma invece ha prevalso ciò che ci unisce, e cioè la condivisione di valori e obiettivi che è ben salda. 20 anni di Egri Bianco Danza, 20 anni di un'avventura che io ho condiviso con Susanna Egri. Io iniziavo i primi passi come coreografo e per me è stata un'avventura totalizzante, esaltante, stressante per certi aspetti, ma che mi ha veramente radicato su un territorio e radicato come coreografo con un ensemble artistico. Egri Bianco Danza è una compagnia contemporanea che, sulle solide basi di cui dispone, ha sviluppato un'attività che trae impulso dalle tematiche che coinvolgono la società in cui viviamo. Temi molteplici, magari eterni, ma a cui intendiamo dare vita oggi in forma teatrale, con nuovi linguaggi. In questo intento è stato fondamentale l'apporto della creatività di Rafael Bianco. Mentre io ho sempre sostenuto la centralità dell'evento teatrale, che, essendo rivolto a un pubblico, deve anzitutto risultare godibile, ma non per questo rinunciare allo spessore di certi temi proposti. Il nostro pubblico sa che le nostre produzioni evidenziano soggetti sempre diversi, che permettono di approfondire realtà diverse, che si tratti di apparizioni visionarie o rivisitazioni di capolavori storici ripresentati con linguaggi aggiornati, o la riproposta di creazioni significative del nostro stesso passato prossimo, tra cui alcuni miei balletti che hanno marcato le epoche in cui sono apparsi. L'obiettivo è sempre quello di ampliare l'orizzonte dello spettatore, come anche quello di dare evidenza ai fermenti che il coreografo coglie nell'attualità, sia quella rarefatta, come il bisogno di spiritualità, sia quella più terrena, come ad esempio l'emergere di questo nuovo interesse verso il cibo, che è diventato una specie di superstar dei nostri tempi. Non per niente abbiamo dedicato alcuni nostri balletti al cibo,
sono centrati sul cibo, che però abbiamo trattato in forme ludiche, spiritose, a volte canzonatorie. I primi 10 anni sono stati di ricerca di quello che poteva essere una versatilità controcorrente e che però hanno portato dei risultati, soprattutto quando da compagnia a progetto è diventata una compagnia stabile, una compagnia di riferimento sul territorio, e questo grazie a un investimento anche molto importante anche a livello economico. Però la compagnia stabile è quello che ha permesso lo sviluppo di tutta una serie di attività della compagnia Grebianco Danza, sia sul territorio piemontese che su quello internazionale e nazionale. L'altra cosa è stata l'inizio di una stagione. I punti danza sono stati una stagione che hanno aiutato Grebianco Danza a trovare una stabilità sul territorio, a penetrare il territorio capillarmente. Questo grazie anche ai nostri partner che ci hanno sostenuti, a parte il MIBAC, che è stato il principale sostenitore dall'inizio, la Regione Piemonte, ma anche le fondazioni bancarie. Questi hanno permesso di lanciare Grebianco Danza in una sfida sul territorio importante e di implementare sul territorio un discorso rivolto a differenti pubblici, perché questa è stata la grande innovazione, la stagione dei punti danza. Non è solo il Grebianco Danza, perché i punti danza hanno permesso anche degli scambi importanti. Uno fra tutti è l'istituzione della rete cortocircuito, una rete di ben 6 compagnie in tutta Italia che si scambiano gli spettacoli e creano un circuito fra loro di scambio artistico e culturale. Non parliamo poi delle partnership sul territorio, fondamentali per consolidare un discorso di scambio culturale, tra cui l'Accademia Perosi, la Camerata Ducale per parlare di orchestre, il Balletto di Torino, Teatro di Torino per parlare di compagnie di danza, quindi partner che ormai sono per noi veramente dei referenti importanti, interlocutori importanti per lo sviluppo culturale e coreutico della nostra compagnia. Poi c'è un'evoluzione artistica che secondo me è stata favorita sia da Susanna Egri, che è una eccellente stimolatrice di talenti e di idee, e poi della compagnia stessa. Il nucleo stabile della compagnia Grebianco Danza, che da 10 anni mi accompagna, è un nucleo che ha in qualche modo facilitato per me il fatto di creare, di ideare cose, perché erano stimolanti e sono stimolanti. 10 anni con gli stessi danzatori permettono di lavorare su una ricerca continua e di trovare una complicità. Ecco, questa, la complicità forse è la parola ideale per rappresentare Grebianco Danza, nel senso che siamo tutti partecipi di uno stesso progetto e di uno stesso scopo. E questo ha fatto sì che lavorassimo sia a livello teatrale che a livello performativo, in giro per i musei, in giro per le strade, nel sottosuolo. Quindi non c'era un confine, non c'è un confine per la ricerca e per la performance di Grebianco Danza. Questa è una caratteristica della nostra compagnia, perché spaziamo veramente su linguaggi molto diversi e i danzatori si sono rinforzati e arricchiti attraverso questo tipo di lavoro. E questo permette a Grebianco Danza di essere oggi una delle principali compagnie italiane, e di questo vado molto orgoglioso, perché è stato un cammino molto difficile, molto articolato, ma che ha portato i suoi frutti. E oggi infatti come prospettiva futura io vedo Grebianco Danza come uno strumento che può essere dato anche in mano ad altri. Per questo, perché io credo che quando si fa una scommessa così importante, in Italia specialmente, questa scommessa vada poi condivisa se è vincente. Questo è Grebianco Danza, un'opportunità e un nucleo di riferimento a livello artistico e coreutico. E io ne vado molto fiero e ringrazio tutti coloro che in qualche modo hanno collaborato con me in questi anni per arrivare a questi risultati.
Insomma, il nostro pubblico sa che ben difficilmente si annoierà a un nostro spettacolo, ma troverà anche stimoli di arricchimento culturale e materia di riflessione su aspetti della vita, dell'esistenza. Ogni danza deve deliziare gli occhi e aprire la mente. Lo ha scritto Luciano di Samosata circa 2000 anni fa e per me resta sempre lo slogan esemplare a cui attenersi oggi come ieri. Salve. Le ultime disposizioni ministeriali hanno certamente limitato l'attività di tutto quel comparto dello spettacolo dal vivo che chiaramente ha bisogno di spazi teatrali, di spazi che aggregano la gente. Quindi automaticamente viene a mancare oggi tutto quell'aspetto di effervescenza culturale e artistica che ha alimentato la nostra comunità in tutti questi anni e che ne è parte integrante. Al di là di quello che saranno le sorti del nostro comparto, al momento chiaramente trascurato forse dai provvedimenti che nell'immediatezza sembravano più importanti, e che noi auspichiamo che certamente ci siano poi degli interventi che riguardano specificatamente la nostra area di lavoro, per il momento noi però non possiamo fermarci, non ci possiamo fermare per due ragioni, perché gli artisti hanno bisogno di esprimersi e soprattutto sono forse le persone più indicate a metabolizzare quelli che sono gli eventi del tempo attuale. Sono coloro che possono veicolare emozioni, filtrare e rimandare al pubblico, agli spettatori, quelle che sono le prospettive, le sensazioni di un periodo estremamente inquietante, ma allo stesso tempo che può permettere riflessioni e considerazioni che forse non si sarebbero mai fatte oggi. Per cui noi come Fondazione Egri, come compagnia Egri Bianco Danza, abbiamo cercato di provvedere, di reinventarci quello che è il nostro lavoro, un lavoro che si svolge dal vivo normalmente, ma che questo non può essere nei tempi che corrono. E quindi abbiamo in qualche modo deciso, sia dal punto di vista formativo, e soprattutto dal punto di vista produttivo, di ricorrere a quelli che sono gli strumenti a cui tutti oggi cerchiamo di ricorrere, cioè gli strumenti virtuali. Quindi nell'aspetto formativo, tutto quello che riguarda la nostra scuola, che compie 70 anni quest'anno, e anche il corso di alta formazione AFED, abbiamo cercato di mantenere un legame con i nostri studenti attraverso laboratori online, confronti, lezioni registrate per poter fare in modo di mantenere una costante, un rapporto prima di tutto con tutti coloro che seguono le attività formative della nostra fondazione. Altro tema è quello del discorso produttivo. Del nostro fare spettacolo, della nostra programmazione. Noi abbiamo una compagnia professionale di 11 elementi
e abbiamo una stagione che si chiama I Punti Danza. La compagnia Grebianco Danza è certamente una delle principali compagnie sul territorio piemontese e nazionale e quindi presente in maniera importante nella nostra programmazione territoriale. E la stagione Punti Danza ospitava e avrebbe dovuto ospitare anche in futuro tutta una serie di realtà nazionali e internazionali. Chiaramente per coloro che sono fuori non è possibile venire, intervenire oggi come oggi, anche perché non ci sarebbero gli spazi. La compagnia Grebianco Danza può continuare a operare in territori alternativi a quello del palcoscenico, territori virtuali. Per cui abbiamo pensato a una stagione che si chiama I Punti Home, una stagione dove il restare a casa diventa anche un momento per guardare. Approfittare di proposte artistiche che vengono messe online. Noi vi presentiamo quindi tutto un cartellone che seguirà e che sarà appunto annunciato di volta in volta sui canali social, un cartellone che vedrà in questa stagione dedicata alla danza, ma alla danza in casa. Una serie di produzioni che non hanno girato al momento molto, quindi sono state in fondo viste da un numero limitato di spettatori e che sono produzioni che sono invece state un grosso successo per la compagnia Grebianco Danza. Una è lo spettacolo dedicato a Rossini, quindi uno spettacolo divertente, e l'altro è lo spettacolo Essè, che è la prima tappa sul progetto Ergo Sum, dedicato ai grandi pensatori della nostra civiltà, in questo caso dedicato a Montaigne. Quindi questi due lavori, Spezia Aromi, dedicato a Rossini e Montaigne, gli Essè di Montaigne, sono due lavori che manderemo online nella versione integrale in una di queste tappe della nostra stagione virtuale. Seguiranno tutta una serie di attività sui social, di testimonianze dei danzatori, che però confluiranno in quello che è il progetto forse più accattivante di questa nostra programmazione virtuale, un progetto che è venuto fuori dal confronto con tutti i comparti della nostra fondazione quando si trattò di capire cosa fare di questa attività. E la mia idea era quella di approfittare di un momento come quello attuale in cui siamo costretti in un certo senso a restare a casa, ma questo restare a casa può essere un momento importante per riscoprire alcune cose. Prima di tutto la casa stessa e il nostro rapporto con questo spazio. Quindi l'ultima tappa di questa stagione, che durerà appunto auspicabilmente fino al 3 aprile, cioè quando le misure più drastiche dovrebbero in qualche modo interrompersi o essere meno dure, noi vi proponiamo alla fine di questo percorso una creazione virtuale dal titolo Home Sweet Home. Casa, dolce casa. Una creazione che nasce da un anomalo rapporto coreografo-danzatori, un rapporto a distanza, un rapporto in cui i danzatori vengono diretti attraverso canali appunto social, attraverso il virtuale, attraverso messaggi vocali, email, video e vengono sollecitati a vivere la loro casa in varie location comuni a tutti i danzatori per cercare di capire questo rapporto di costrizione. È veramente solo di costrizione? Riusciamo a ricavarne qualcosa di più? Ecco,
Questo anche per il nostro pubblico può essere fonte di riflessione, no? E quindi noi lo proponiamo in un video che verrà assemblato e che riporterà tutte queste testimonianze danzate in ciascun appartamento dei nostri danzatori. Questo è quello che Egri Bianco Danza propone al proprio pubblico e non solo, cercando di andare avanti in questo momento molto inquietante, molto difficile, non solo per l'emergenza sanitaria che è in primo piano oggi come oggi, ma anche sull'emergenza culturale, cioè l'assenza totale di un confronto dal vivo culturale e soprattutto di creatività artistica e di spettacolo, chiaramente annullate per le emergenze e l'impellenza di misure drastiche per contrastare il virus. Ma questo, al di là di privare la comunità di un elemento che è quello della creazione artistica, che è un elemento che accompagna, arricchisce sia a livello sociale che culturale ed anche economico qualsiasi comunità, questo è un grosso danno per il nostro comparto. Pertanto, al di là di tutto, noi chiaramente siamo fermi, non abbiamo avuto ancora alcuna notizia di provvedimenti di sostegno, indennizzo per quel che riguarda le attività dei nostri artisti. Se vorrete donare qualcosa alla Fondazione Egri, lo potrete fare attraverso il nostro sito, dove c'è un link apposito per le donazioni. Perché il vostro contributo, per quanto minimo, può aiutare tutti gli artisti che vedrete in questa nostra stagione virtuale a continuare a lavorare per voi prima di tutto, perché l'arte è il sale della vita. Grazie a tutti. I'm gonna make it to the top. We're gonna bring our hands.